Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati su Inscription. Oggi puntatone assurdo in cui succede di tutto. Creiamo nuove carte e combinazioni incredibili che ci faranno vincere facilmente molti scontri. Affrontiamo la battaglia finale contro l'Eshi e, beh, ragazzi, restate fino alla fine perché è un episodio pieno di colpi di scena e di rivelazioni incredibili. Buona visione! Signor l'Eshi, incredibile ma vero che lei ci creda o no, non c'è stato alcuno spoiler sotto lo scorso episodio. Vedo che c'ha la faccia incredula anche lei, Ok, un paio di spoiler leggeri, ma devo dire che finalmente forse gli iscritti ci sono dati una regolata e... Oh, buongiornissimo, scusi, mi permetta di recuperare un po' di dentini, ottimo. In compenso mi avete dato qualche ottimo consiglio. Allora, devo segnarmi mentalmente di fare sta cocchio di combinazione che continuo a dimenticarmene. Mi avete detto che è essenziale per finire il gioco, ce ne sarà più di una. Ecco, questo tipo di consigli mi piacciono perché mi aiuteranno effettivamente ad evitare la maggior parte delle rogne. Per adesso quel fumo laggiù ancora non me la racconta, giusta? Un altro consiglio utile che mi avete dato è di premere W quando sono sulla cartina, perché mi permette prima di tutto di vederla dall'alto, così riusciamo anche a riconoscere meglio alcune zone che sono nascoste. Se ripremo W, tada, questo non lo sapevo, posso vedere effettivamente tutte le carte che abbiamo a nostra disposizione. Qualcuno ha fatto degli errori pensando che io fossi in errore. Il bambino 13 lo possiamo sacrificare per ottenere sempre una singola goccia di sangue. Qualcuno ha detto, lo accoltelli ripetutamente e ti dà 6-7 gocce di sangue. No, ho fatto una prova, non si può fare. Ribadisco che la cosa più inquietante è il fatto che i nostri tre ex giocatori, è abbastanza ovvio che questi siano vecchi giocatori tramutati in carte, stiano cambiando in continuazione. Anche il lupo rachitico mi sembra differente rispetto a quando l'abbiamo incontrato. Poi mi sbaglierò, Notare inoltre che al lupo rachitico manca un occhio. Noi abbiamo recuperato l'occhio del maestro. Vuoi vedere che il lupo rachitico era il maestro? Chi lo sa? Oh, appena possibile, ragazzuoli, ho pensato una tattica. Mettiamo effettivamente il tocco della morte della nostra vipera al nostro lupo che fa attacco triplo. Cioè, diventerà una strage. Vorrei anche aumentargli appena possibile la sua vita. E questa carta, ragazzuoli, questa carta è veramente incredibile. Ma bando alle ciance, vediamo di riprendere da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Allora, possiamo finalmente ottenere un po' di pelli. Buonasera. Le mie pelli sono pulite. Sì, certo, ha tolto tutto il sangue delle sue vittime. Prendine una in omaggio. Ok, grazie, molto gentile. Abbiamo ottenuto un sacco di denti, perché adesso facciamo uno sproposito di danni. Una pelliccia dorata mi sembra un buon investimento. Magari ne prendiamo due. Per il resto prendiamo una pelliccia di lupo. Gioco dice no, non c'hai abbastanza denti. Mi perdoni, me li ha rubati il dentista. Anzi, prendi un po' di pelli di coniglio standard. E chi si è visto si è visto. Abbiamo fatto un'ottima spesa, perfetto. Grazie per gli acquisti. Nei commenti mi ha detto che le suddette pelli ci serviranno prima o poi nelle future battaglie. Sono curioso di scoprire di cosa steste parlando. Allora, quest'oggi possiamo potenziare, neanche a farlo apposta, la vita di una carta di due. E sapete già quale sto per scegliere. Ovviamente il nostro mega lupo. Oh maronne. Quindi la sua vita aumenterà a 4. Dovrebbe poter resistere molto di più. Mi piacerebbe renderlo anche immortale, ma non esageriamo. Ok, allontaniamoci come al solito dai cannibali. Che cosa buona e tanto giusta. Ci aspetta uno scontro. Oddio, contro il totem del nostro avversario. Oh, molto male. Quello della coda della lucertola. Oh no, ciao scoiattolo, che piacere rivederti. Abbiamo il telone, la pelle di coniglio e l'ermellino. Se vi ricordate, questo totem ha il potere della coda sciolta. Pertanto, se io uccido un cerbiatto che poi diventerà un cervo, lui rilascerà effettivamente sulla sua stessa posizione una coda che romperà le scatole non poco. Allora, adotto una tattica un po' rischiosa. Mettiamo per adesso qua una pelle di coniglio in modo tale da ridurre i potenziali danni. Lo scoiattolo lo metto qui in angolino e vediamo di recuperare quella cocchio di rana toro che dopo andrò a schierare. Per adesso direi casomai di mettere ermellino, che è cosa buona e tanto giusta. Uccidiamo lo scoiattolo, lasciamo le due posizioni libere e ermellino lo mettiamo qua. Sì, sono sicuro, come ho detto, ho una tattica in mente, non ti preoccupare ciccio. Tu intanto attacca il nostro avversario, che cosa buona e tanto giusta. Olè e olè, va bene, come ho detto, tutto calcolato. Allora ho bisogno di recuperare una carta dello scoiattolo, perfetto, la mettiamo qui. Recuperiamo anche il bambino 13. Ciccio, 3 ore che ti cerco. E che cocchio, sti boia di bambini che non vengono quando li chiami. La rana toro invece la mettiamo qui. Ma aspetta un secondo, devo mettere prima il bambino 13. Ah,
non avevo considerato il sacrificio, dannazione. Vabbè, non è un grande problema, scoiattolo, ti devo temporaneamente uccidere. Bambino 13, fammi direttamente lì. Sacrifichiamo, mettiamo la rana toro qua, che tanto non le fa male a nessuno. E poi devo mettere lo scoiattolo qua. E possiamo finalmente completare quella cocchio di sfida del quadro. Come ho detto, subiremo leggermente dei danni, ma non è un grande problema. È che la devo completare quella challenge, altrimenti mi perseguiterà a vita. Oh, il cervo mi farà fuori il bambino 13, ma ritorna nella mia mano. Perfetto. Ora che ho recuperato lo scoiattolo, lo possiamo mettere direttamente qua. Ok, dovrei aver fatto tutto correttamente. Non penso di dover fare molto altro. Vediamo di recuperare ovviamente il nostro mega lupo overpower, che è cosa buona e tanto giusta. Così facendo rimettiamo il bambino 13 dopo aver sacrificato lo scoiattolo. Perfetto. Possiamo schierare direttamente il lupo. Sacrifichiamo il bambino 13 e la rana toro, che per adesso non mi serve più. Lupo a chiotto, tu dovresti fare uno sproposito di danno. Per adesso ti possiamo lasciare tranquillamente qua. E lasciamo il telone volante. E di me che non si dica, dovremmo fare uno sproposito di danni ai nostri avversari. Ecco quelle cocchio di code. Perfetto, bravo lupo. Abbiamo fatto un cifrone di danni, perfetto. E di me che non si dica, ci siamo aggiudicati lo scontro. Ok. No, davvero, con le nuove carte adesso le battaglie hanno la vittoria quasi assicurata. Tuttavia, hanno dei parametri di difesa, di vita, abbastanza deboli. Oh, vedo già dei cambiamenti. Il quadro è diventato un quadrifoglio che io posso recuperare. Perfetto. Ho tirato fuori un vaso da un quadro. Sicuramente compariranno altre challenge. E ho il vaso in mano. Scusate, dove lo metto? Cosa buio me ne faccio? Signor Leshy, mi può dare un consiglio? Quello l'hai strappato dal dipinto a olio. Non ti devono piacere le carte che ti ho dato. D'accordo. E questo che cambiamento ha portato? Dove poi è quel cocchio di vaso? Non è che mi ha dato un'altra carta? No, sembra tutto normale per adesso. Ok, facciamo finta di nulla e vediamo di procedere. Possiamo ottenere delle nuove carte e... Ciao quadrifoglio! Non so se sia monouso, ad esempio. Abbiamo l'antilope. La sadica antilope. Un dolore immane attende coloro che vengono colpiti dalle sue corna. Può fare danno di rimbalzo. La capra nera, questa la voglio assolutamente. No, 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 questo è un potere che dobbiamo infondere a una delle nostre carte. Infine il cervo, no, no, non si discute. Capra nera, vieni che ti aggiungiamo velocemente al nostro mazzo. Oh, siamo nei pressi effettivamente di un tempietto sacrificale. Le cose si fanno veramente molto ma molto interessanti. Però volevo anche utilizzare il potere della vipera. Ne abbiamo due. Ok, al diavolo. Mettiamolo quindi al nostro lupo. Lupo? Lupo? Oh no. Non mi dire che lupo ha già troppi poteri. Quindi non possiamo renderlo tipo overpower. È altresì vero che il caro buon vecchio Ermellino ha 5 di vita, quindi è una delle carte più resistenti che abbiamo, e ci costa un solo sacrificio per evocarlo. Se lo rendiamo anche decisamente molto letale della serie, perché no? Ermellino, te lo meriti, sei con me fin dall'inizio, ciccio. Ok, scelta avveduta. Guardalo, finalmente è contento, è diventato anche più cazzuto di prima. Sì, lo so, avrei potuto utilizzare il potere della capra, ma per adesso evitiamo di avvantaggiarci più di tanto. La boss battle, dove siamo periti in passato, si sta lentamente ma inesorabilmente avvicinando. Scusate un secondo, ma nel frattempo... qui non è cambiato nulla. Ottimo, ci attende un ulteriore scontro con il signor Leshy. Vediamo un po'. Ok, abbiamo il classico scoiattolino. Beh, la capra nera adesso non mi serviva. La pelliccia dorata e il passero. Mi ha dato delle carte abbastanza inutili. Invece lui ha messo due uova di corvo, che nel turno successivo diventeranno effettivamente dei corvi, quindi le dobbiamo eliminare quanto prima. E un cerbiato, che nel turno successivo diventerà un cervo. Allora, come al solito, vai di scoiattolo e recuperiamo subito adesso now il caro buon vecchio bambino 13. Ciccio, ti ho sacrificato talmente tante volte che c'è un posto speciale all'inferno per il sottoscritto. Nel frattempo possiamo anche mettere il passero della serie. La carta ce l'abbiamo, quindi tanto vale schierarla. La capra nera la teniamo da parte. La pelliccia dorata è fino un dispiacere utilizzarla. La teniamo lì perché mi ci sono affezionato. Anche se mi fanno un po' di danno, non è un grande problema. Perfetto, le carte si dovrebbero trasformare quanto prima. Ciao bambino 13, ti hanno ucciso ma vedo che sei già ritornato. Utilizziamo la carta dello scoiattolo. Mettila lì e ci prendiamo ovviamente il nostro lupo overpower, non si discute. Rimettiamo il bambino 13 al suo posto, perfetto.
E purtroppo dobbiamo sacrificare il nostro passero, ecco qua, in modo tale da avere abbastanza sangue per il nostro lupo. Fantastico. Capra nera, come ho detto, ti teniamo da parte in caso di necessità. Una strage, gente, una cocchio di strage. E voilà, ci siamo aggiudicati rapidamente anche questo scontro. Perfetto, nuove carte. Gioco di carte ne ho anche troppe, onestamente. Allora, abbiamo il cervo, il serpente a sonagli e il passero. Ma che carte tristi. Che succede se tocco sto cocchio di quadrifo? Non dirmi che era monouso, porca di quelli per porca. La capra nera, l'alce maschio e il gatto. Signori, la carta della capra nera ce l'abbiamo già. Immaginate di infondere la tripla gocciolina alla carta del gatto che puoi sacrificare all'infinito. E non è poi così male, eh? E ti costa anche una sola gocciolina. Gattino, ti portiamo con noi, piccolo stellino, e appena possibile vediamo di infonderti un nuovo potere. Buongiornissimo! Chi sacrifichiamo di bello quest'oggi? Allora, ci sono un sacco di carte interessanti. Oddio, potremmo rinunciare alla gazza, perché tanto il suddetto potere ce l'hanno già i nostri scoiattoli. Quindi vediamo un po' se è la scelta giusta da fare. Sacrifichiamola. E ti prego, ti prego, ti prego. Cosa abbiamo ottenuto? Credo che sia la stessa carta che abbiamo già ottenuto in passato, quella che automaticamente mi dà un osso all'inizio dello scontro. E ora stiamo per tirar porchi, stiamo per tirar tanti porchi. Riusciremo questa volta a non morire male male uccisi nella seconda parte della battaglia? Hai riconosciuto l'aspetto e gli odori familiari delle pelli del cacciatore, ma c'era qualcosa di diverso. L'uomo un tempo amichevole ti osservava con uno sguardo di ghiaccio. Che la lideravo con quelle maschere. Temo che dovrò scuoiare te oggi. Sì, certo, farai una brutta fine, amico mio, te lo garantisco. Allora, vediamo un po' come risolvere questa brutta situazione. L'ultima volta avevamo uno sproposito di oggetti. Ho notato adesso che abbiamo le forbici. Se dopo la situazione prendesse una brutta piega, possiamo utilizzarle per tagliare una carta del nostro avversario. E che, ma avete riempito di pellicce come non ci fosse un domani? E che cocchio. Senti, mettimi una pelliccia di coniglio lì, così pariamo parte degli attacchi. Qua possiamo mettere il fumo, che è cosa buona e tanto giusta. Per adesso mi tengo da parte la carta dello scoiattolo. Ma no, dai, vediamo casomai di schierarla. E all'occorrenza portiamoci già via il bambino 13, che è cosa buona e tanto giusta. Ok, vediamo un po' se riesco a fare una cosina veloce veloce. Sacrifichiamo lo scoiattolo, mettiamo il bambino 13 direttamente qua. E sacrifichiamolo rapidamente per mettere la rana toro, che ovviamente andrà ad attaccare la trappola, pertanto verrà uccisa. Il bambino 13 invece può tranquillamente fare un paio di danni al nostro avversario. Dopo ci morirà, ma tornerà in vita, non è un grande problema. Dobbiamo anche verificare le varie teorie, perfetto, adesso abbiamo uno spazietto libero. E ci hanno anche dato una pelle di lupo, che è cosa buona e tanto giusta. Sta arrivando anche una rana toro, ciao bambino 13, che piacere rivederti. Vediamo di recuperare un'altra carta dello scoiattolo, che mettiamo qui. Allora, appena possibile recuperiamo ovviamente il nostro lupo, ma per adesso mi porto via Ermellino, che mi richiede... Sì, sì, tocca di nuovo a te, Ciccio, che mi richiede un singolo sacrificio. Pertanto possiamo trucidare il povero scoiattolino. Bambino 13, ti mettiamo qua, tanto non è un grande problema. E ti sacrifichiamo, perfetto, tramutandoti in modo tale da mettere Ermellino da quest'altra parte. Che pessima giocata. Ti vuoi fare i cocchi tuoi? So quello che sto facendo. Come ho detto, possiamo supportare un bel po' di danni prima che la situazione diventi troppo pericolosa. Perfetto, ok, è diventata una trappola. Nel frattempo abbiamo fatto anche abbastanza danni. Ne subiamo un altro po', ma è tutto calcolato. Dammi un'altra carta dello scoiattolo, che possiamo già schierare direttamente qui. E al suo posto prendiamo qualcuno di sacrificabile, come ad esempio il passero. Ciao piccolo stellino, sacrifichiamo lo scoiattolo e ti mettiamo direttamente qua. Dobbiamo togliere tutte quelle cattivissime rane quanto prima. Perfetto, il bambino 13 ha fatto scattare la trappola ed è ritornato all'interno del nostro mazzo, dandoci un'ulteriore pelle di lupo. Ok, e abbiamo liberato anche la via tramite Ermellino, ottimo. Ora finalmente il mio piano può prendere forma. Riutilizziamo di nuovo lo scoiattolo. Questa volta ci recuperiamo il lupo. Tuttavia devo evitare che le trappole lo possano danneggiare, quindi sacrifichiamo Ermellino e lo scoiattolo. Perfetto. Dato che rischiamo che la vipera mi faccia fuori il lupo, ovviamente lo metterei da quest'altra parte. Lui attaccherà comunque la rana bizzarra, che al massimo mi farà fuori il passero, ma farà anche uno sproposito di danni. Vediamo un po' se la mia tattica funzionerà. Addio signor passero, è stato un piacere conoscerla. Perfetto. E... ah, me ne serviva ancora uno di danno. Non importa, ne abbiamo subiti un paio. Tutto calcolato.
Recuperami un altro scoiattolo. Questa volta ci portiamo via invece il caro buon vecchio telone che fa 3 di danno e può anche volare. Cosa vuoi di più dalla vita? Purtroppo ha una vita abbastanza limitata. Bambino 13, ti dobbiamo rimettere sul campo di battaglia quanto prima. Perfetto. E il signor telone invece lo mettiamo di lato in modo tale che possa farmi fuori la vipera. Ah no, è vero, forse non è necessario, perché in teoria con tutti i danni che facciamo, ok, dovremmo riuscire a vincere la prima parte dello scontro. Signori, sono abbastanza sicuro che ci saranno tattiche decisamente molto più rapide, che io ho prolungato inutilmente una battaglia. L'importante è vincerla dal mio punto di vista e anche divertirsi. Belli ottime, ma il ciclo deve continuare. Ok, seconda parte dello scontro, che bello. Facciamo affari. Oh, l'altra volta non era andata così. Oh, fammi capire bene, ora posso comprare le sue carte. Carte potenti, per queste accetterò solo le pelli migliori. Ah, la cosa si fa molto interessante. Dobbiamo far fuori quei grizzly quanto prima. Dobbiamo togliere anche sto cocchio di lupo che ci può one-shottare le genti. Ah, oh, santi numi. Scambia quel che puoi, ma sappi che le altre resteranno a combattere per me. Ok, quindi come funziona? Oh, hai preso un pagamento non da poco, ciccio. Sarebbe forse cosa buona e giusta liberare un'intera zona? Non lo so nemmeno io. Questa vipera potrebbe farmi fuori, tuttavia il lupo. Allora, toglimi la vipera, perfetto. Ah, ma si aggiungono al mio mazzo, ok. Non avevo seguito quella parte, in effetti. Possiamo anche prenderci il suo grizzly? Ok, anche l'altro grizzly, tanto che ci siamo, della serie è meglio abbondare. Oh, porco cane, ci avrebbe fatto forse comodo anche lo squalo bianco. Ok. Io avrei scelto diversamente. Senta, l'importante è che funzioni, non rompa i maroni. Abbiamo comunque delle carte, di tutto rispetto. Beh, per i grizzly avremo bisogno di un sacrificio potente. Che poi, scusa l'ignoranza, recuperami lo scoiattolo, mettiamolo qua. Possiamo evocare la capra nera? Aspetta un secondo, stavo facendo cose, Segugio. Datti una calmata, porca di quelli per porca. Dicevo, possiamo mettere direttamente qui la capra nera, perfetto. E poi il grizzly, che dovrebbe fare uno sproposito di danni direttamente al segugio. Occhio che il segugio peraltro fa danni doppi. Allora, togliamo la capra nera, perfetto. Mettiamo il grizzly. Signori, potremmo forse, non dico vincerla in un solo colpo, ma vediamo un po'. Olè, 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 olè. Quanto abbiamo fatto di danni? Parecchi, guarda quanti dentini, non sono volati nella ciotola. Addio signore, questa volta non ha citato essere preso in quel posto. Abbiamo fatto fuori anche il terzo boss, gente, anzi, era anche un doppio boss. Non è ora il momento in cui ti estinguerai. Ah, lo ha capito anche lei, e mi ha ridato anche la lucina della candela. Forse una di queste potrebbe allettarti. Vediamo un po' quali carte ci darà. Uroboro, che ti sembra una carta interessante, il serpente che mangia se stesso. Il serpente eterno, la morte lo rafforza per sempre. Quindi ogni volta che muore diventa più potente. Poi abbiamo Uraiuli, adesso questa sarebbe una carta molto interessante. Ed infine la strana larva, che nei commenti in tanti mi hanno detto prendi la strana larva. Però Uroboro sembra davvero molto interessante. Richiede tuttavia 2 unità di sangue per il sacrificio. Voglio rischiare, voglio rischiare, voglio... Ok, sperare di non aver fatto una boiata delle mie. E abbiamo superato anche questa zona. Gli enigmatici cacciatore e commerciante bagnavano la neve del loro sangue. E tu hai continuato ad avanzare. Riuscivi a vedere una luce in lontananza. La fine si avvicina. Yay! Quindi presumo che la prossima sarà anche l'ultima zona. Ci servirà un'altra mappa. Wow! Questa è strana forte, vabbè. È una mappa molto piccola. Ah, questo non me l'aspettavo. Ok, cerchiamo di non far boiate. Di sicuro ci aspetta uno scontro. Per adesso non credo di aver bisogno di altri oggetti. Pertanto, vediamo casomai di creare una nuova potentissima carta, che è cosa buona e tanto giusta. Allora, vediamo un po' se la mia teoria è corretta. Se io prendo quella benedetta capra nera e il suddetto potere lo diamo al gatto, si può fare, abbiamo la tecnologia, gente. Oh mio Dio, aspetta un secondo. Il suddetto potere lo possiamo dare a bambino 13? Aspetta, 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 aspetta. No, sarebbe troppo bello. Ad ogni modo, dai, diciamo che il gatto è un ottimo investimento. Micio, stai per diventare veramente molto overpower. È un peccato che abbia solamente 1 di vita.
Ok, quindi, signori, avanziamo direttamente verso lo scontro. La cosa strana è che stiamo per entrare all'interno di una baita. Forse se vinciamo questa battaglia, apriremo la porta della baita che si trova alla nostra destra. I tuoi occhi si sono fissati sulla casetta e sulla sua luce calda, un faro nell'oscurità opprimente della notte. Di sicuro questa casetta ha segnato la fine delle tue fatiche. Oh oh. No! Non mi jumpscherare, bastardo! Ti picchio male la nonna! Oh! Siamo all'esterno! Aspetta un secondo, ma mi posso muovere? Sì, posso ruotare la visuale? Questi alberi hanno un aspetto molto inquietante! Ti prego, fammi andare via da sto posto! Oddio, se spunta qualcosa dagli alberi, piango nel profondo! Buongiorno! C'è... Spavento, c'è nessuno? Sembra che la strada... richieda che io vada avanti in continuazione. No! Che ci fa la manina di Lesci? Salve signore! Maronne, c'ha la mano tutta sporca e morta. A pochi passi dalla casetta ti si è presentata un'opportunità. Non offro i miei doni a qualsiasi viaggiatore. Se sarai in grado di superare le mie prove, verrai ricompensato enormemente. Sicuramente non c'è nessun cheating. Oh! Ragazzi! Guardate l'incisione sul tavolo! Orologio 11. Quindi è qua che avrei dovuto capire effettivamente come aprire quel cocchio di orologio a cucù. Allora io l'ho dedotto per puro buccio di chiurlo. Cioè fatemi capire bene io che cosa ho dedotto guardando sia il quadro che l'orologio. È stata una grande coincidenza, ma vabbè. La prova delle pelli. Per superare la prova, le tre carte pescate devono includere una carta pelli. Beh, ho parecchie pelli in effetti da parte adesso. La prova di rarità. Per superare la prova, le tre carte pescate devono includere una carta rara. No, è altamente improbabile che io abbia una carta rara. Più probabile con le pelli ed infine... La prova dell'anello. Se hai un anello, supererai automaticamente la prova. Ma io ho un anello. Ho l'anello, quello che abbiamo recuperato dall'orologio. Signore, va bene questo? Che la prova dell'anello abbia inizio. Oh, indossi un anello raffinato. Sei passato, ovviamente. Non ha riconosciuto che è il suo anello, ma ho bei dettagli. Ti concederò uno dei miei doni più potenti nelle mie mani. Carte che alterano drasticamente il gioco e che non devi nemmeno pescare. Oh, sono quelle che ci dà automaticamente all'inizio di una mano. Il dono della foresta. Inizi una battaglia con dei grandi abeti in tutti i tuoi spazi. Ok, non so quanto possa essere utile. Anzi, ora che ci penso, non è poi così male perché ci permetterà nel frattempo di recuperare i nostri scoiattoli e via dicendo... Potrebbe funzionare. Il dono del signore delle ossa. Inizi una battaglia con 8 ossa. Ma per adesso non ho carte che utilizzino molte ossa. Il dono del sangue di capra. Inizi una battaglia con una capra nera sul tavolo. Ecco. Questa è un'altra carta invece che è molto ma molto utile. Cioè direttamente abbiamo già 3 unità di sangue pronte per essere utilizzate. Come ho detto, queste due carte sono una più bella dell'altra, ma questa ci darà la possibilità, come dicevo, di schierare direttamente le carte più potenti fin dall'inizio. Lo ripeteremo ancora una volta. Ok. Ah, aspetta un secondo. La prova dei veloci. Per superare la prova, le tre carte pescate devono includere una carta con il sigillo scattante. Neanche se vuoi. La prova dei pinnati. No, non ne ho, te lo dico anche subito. La prova degli alati. Forse questa è la più probabile. Non mi ricordo neanche se ho un cervo, cerbiato o qualche altra carta. Ammetto di avere un vuoto di memoria. Non posso guardare le mie carte. Il gioco dice no. Quindi c'è poca scelta, gente. Andiamo con gli alati. Ci vuole buccio di chiurlo. Il passero. Mamma mia. Ah, passero è una carta con il sigillo volante. Successo. Quindi mi dà altre 3 carte? I doni di tua scelta, vediamo un po'. Il dono dell'occhio della gazza. Quando peschi dal tuo mazzo, puoi scegliere di pescare qualsiasi carta nel mazzo. Oh, ma noi lo possiamo già fare con gli scoiattoli, quindi direi che non ha senso. Il dono dell'ambidestro. Puoi pescare 2 volte all'inizio del tuo turno. 2 volte? E non è niente male neanche questa. Ed infine, il dono del signore delle ossa. Questo no, ma questo mica mi dispiace in effetti. All'inizio del tuo turno, quindi solo la prima volta e poi dalle volte successive ne potrò pescare solo una? Credo che voglia dire questo. Vuol dire abbiamo già il totem dello scoiattolo, quindi questa mi sembra abbastanza inutile allo stato attuale. Spero di non aver fatto una boiata, gente. Ok, ok, non mi lamento. Che faccio? Oh, ciao, Lesci.
Sei riuscito a ottenere entrambi i miei doni. Lo dico raramente, ma sono colpito. Sei stato un degno avversario, ma purtroppo dovrò presto ucciderti. Ma perché? Ma volemosi bene. Guardi, posso anche tornare indietro e tanti saluti? Vabbè, dai, procediamo. Cosa potrebbe mai andare storto? Torni indietro. Ciao, Lesci, tanto piacere conoscerti, addio. Fatemi capire bene, siamo arrivati alla boss battle, gente. E questo che mi state dicendo? Siamo arrivati davvero alla fine del gioco? Sì, signor Lesci, salve. Come va? Tutto bene? Non la possiamo risolvere amichevolmente, Maroni, quanto sei brutto. Hai fatto i tuoi comodi là fuori. E io smanio per un'altra partita. Sei pronto a giocare? Questa è la sua vera faccia? Mi aspettavo qualcosa di meglio, signore, onestamente. Ma vabbè, dettagli, umaronne. L'atmosfera si è fatta molto inquietante. Spero che tu sia adeguatamente preparato. Un paio di oggetti in più mi avrebbero fatto comodo e, ovviamente, si è preso una delle mie vite, il bastardo. Forse un'altra, per essere sicuri. No, 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 non puoi avere tre vite. Ma stiamo scherzando. Oh, no. Oh, no, 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 no. Che sta succedendo? Ok, abbiamo tutte le nuove carte, perfetto, ciao scoiattolino. Aspetta un attimo, può assumere diverse maschere, oh, molto male. Uroboro, sei qua direttamente fin dall'inizio, che piacere incontrarti. Lui ha la carta uomo talpa e vabbè, il dio delle mantidi, ciaone. Diciamo che adesso se avessi un coltello per cavarmi un occhio, lo farei senza un minimo di rispetto. Ok, cerchiamo di stare calmi, va tutto bene, non ci sono problemi. L'uomo talpa si può mettere praticamente davanti alle altre carte. Questo potrebbe essere un po' un problema. E ha anche un sacco di vita. Abbiamo con noi il telone, che cosa buona e tanto giusta. Allora, per adesso mettiamo il fumo qua in angolo. Poi utilizziamo lo scoiattolo fin dall'inizio. Dovremmo andare forse di carte potenti e arrabbiate con la vita. Teniamo pertanto pronto all'uso il nostro amichevole lupo, che cosa buona e tanto giusta. Direi di schierare forse una carta potente fin dall'inizio, perché se la mantide avanza mi farà fuori la povera adorabile capretta nera. Ma poverina. Allora facciamo così, mettiamo il bambino 13 direttamente qua. Capretta, vedrò di utilizzarti se possibile, non faccio promesse. Casomai, ma senti, sacrifichiamola e tanti saluti per adesso. Bambino 13, non c'è bisogno di sacrificarti. Mettiamo il lupo direttamente qua, che fa 3 di danno in qualunque direzione, chiunque si avvicina praticamente gli facciamo il culo a strisce. Che non mi sembra una cosa da poco. Tanto che ci siamo, mettiamo anche la carta del telone. Perfetto, abbiamo anche potenziato bambino 13. Non cambierei nulla. Oddio, potremmo anche già andare di Uroboro. E che fa solo 1 di danno purtroppo. Però tanto lui deve morire per poter potenziare le proprie abilità. Quindi a sto punto togliamo il fumo. E aspetta, sì, 2 sacrifici, scusa, non avevo visto. Si è depotenziato bambino 13, ma vabbè, dettagli. Senti, facciamo partire intanto la prima manche, perfetto. Guarda l'uomo talpa come si è spostato, piccolo bastardo. Abbiamo fatto comunque 5 di danno fin dall'inizio. E gli abbiamo tolto la prima vita. Per buccio di chiurlo, oh no, mi ha riempito di alberi. Sei sopravvissuto abilmente all'assalto di creature rare, ma la vera sfida non si era ancora presentata. Sono apparsi dinanzi a te figure indistinte. Nei loro occhi è comparso un guizzo, come riconoscendo un'affinità, accompagnato da un senso di colpa. Ti stanno tradendo. Kaminsky e Luis, e questi che cocchio sono? Sono altri giocatori che abbiamo anche incontrato nelle run precedenti, quantomeno il signor Kaminsky. Quella la ricordo con affetto. Ok, recuperiamo un altro scoiattolo, perfetto. Oh, possiamo recuperare quindi 2 scoiattoli? Che cosa buona e tanto giusta. Ok, per adesso non cambierei nulla. Facciamo partire direttamente il turno. Perfetto, il nostro lupo dovrebbe fare una strage di proporzioni bibliche. E voilà, ci siamo azzeccati direttamente anche alla seconda parte dello scontro. Alla facciaccia tua, Lesci, stai perdendo male. Questa maledetta luna, sì, fa il suo effetto, ma non fornisce alcun valore alla mia tavola. Mi chiedo... Che stai facendo, Lesci? No. Ha fatto una foto alla luna? Mi sembra un po' eccessivo. Quello sì che ha valore. Ma ha messo la luna che ha 40 di vita? Ma è legale, scusate? Colpo della luna. Una carta che possiede questo sigillo colpisce ogni spazio opposto occupato da una creatura. Sferra un colpo diretto se non ha nessuna carta di fronte. Ok, fa 1 di danno, non dico di no, però c'ha 40 di vita. Ed infine abbiamo Corrente Avvinghiante. All'inizio del turno del suo proprietario, una carta che possiede questo sigillo attira piccole creature, come gli scoiattoli nella sua orbita. Ragazzi, domanda da 1 milione di dollari.
dite che il nostro uncino funziona sulla luna. Ok, recuperiamo intanto un paio di scoiattoli, che è cosa buona. E tanto giusta? Uncino? Io vorrei utilizzarti. Non ora, non c'è niente da attaccare alla lenza. Bastardo, possiamo tagliare la sua carta? Non ci sono carte mie che puoi tagliare, non ancora. Sì, vabbè, ma allora dillo che sei un cittone maledetto. Ok, il lato positivo è che possiamo fare uno sproposito di danni. Dobbiamo togliere dei maroni uroboro. Porco cane, mi servono carte più potenti. Vabbè, ci morirà probabilmente al primo attacco, poverino. E passiamo direttamente la mano. Ok, intanto vediamo di ridurre la vita della carta. Ne abbiamo già abbassata di 13. Il povero uroboro è morto. Aia! E anche il bambino 13. E quante cocchio di volte attacchi, non è giusto? Continuiamo a prendere intanto gli scoiattoli. Sì, tutti gli scoiattoli di sto mondo. Perfetto. Aspetta un attimo, ma se io metto lo scoiattolo, la luna non lo attira direttamente, vero? Ah, no, ok, solo al turno successivo, casomai. Presumo che la vipera non funzionerà mai. La vipera non può funzionare, sarebbe troppo semplice. Ok, facciamo una prova, peggiore delle ipotesi, perdiamo una carta, non è un grande problema. Mettiamo anche direttamente qua bambino 13. Ci serve un altro scoiattolo da mettere qui. Teniamo da parte il nostro buon vecchio Ermellino. Scusa, mi sono dimenticato che anche tu avevi la suddetta abilità. Puoi fare 2 di danno, che voglio dire, non è poi così male. Questo mi permette praticamente di sacrificare lo scoiattolo e di mettere direttamente Ermellino, che comunque ha 5 di vita, di nuovo in gioco. Sì, bravo Ciccio, ora direi che potete attaccare, ragazzuoli. Ha funzionato! Oh mio Dio, è stato veramente così semplice! Perché non ci ho pensato prima? Hai davvero distrutto la luna? Suppongo che non resti altro che farmi fuori. La uccido io? Che devo fare? Forza! Ok, attaccatelo! Fategli una marea di danni! E... ok, ho vinto lo scontro! Sono libero! È fatta! Oh my... did I just... I think I just beat him! Che sta succedendo? Cos'è successo? E adesso di colpo ci sono i filmati? Camwork? Non mi dite che era un videogioco? Cioè, stiamo facendo un video... oh mio Dio. Buongiorno? Possiamo vedere dei filmati? Salve? E chi è sto tizio? Hey there, card gamers. I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today, I am opening Catch Monsters packs, and digging for that epic, shiny Transcendog! And here I'll add some crazy VFX with lightning bolts or something. Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Feeling good about this one. Non mi dire che qualcuno ha stampato le carte del gioco. Okay, and our first rare is a Birchkin. Not exactly a viable competitive card, but hey, it's a pretty one. Our rare for this pack is... Bandog! Not exactly riveting so far, but we have many packs to go. Next pack, here we come! Signore, il cellulare non l'ha spento! Cut out this part. Hey there, card gamers! I'm the Lucky Carter, and this is a vintage pack opening video. Today I'm opening a few super rare old packs I snagged at a garage sale. I've got 4 packs of Inscription. You would not believe the deal I got on these. Now, not all of you will even remember this game. I'm barely old enough to have seen these going around in my childhood. For whatever reason, they only did one set of these cards and then stopped printing them. There's not a huge market for them anymore, but at the rate I got them for, there's not really much to lose. That being said, a foil Mantis God goes for a couple hundred bucks, so really cool art on these. Definitely. Signora, io penso di sapere perché abbiano smesso di stamparle. Lei lo capirà molto presto. And our rare for this pack is Blue Mage. Cool looking card, but not going to be worth very much. All right. Sto tizio è un po' come il DeLong Gamer. Non c'ha fortuna quando si tratta dei pack opening, chest opening. Qualunque cosa devo aprire c'ho sfiga. Che succede? This pack has been opened and resealed. Hope no one snuck the rare out of it. No, sicuramente no, perché ti puoi fidare delle persone. There's a set of coordinates on this card. Looks like they were drawn on with a pen. 49 degrees north, 123 degrees west. Scommetto che porta una baita, io la butto là. Alright, you guys. I'm out here living my best life. Got my trusty headlamp and shovel.
Getting close, I think. Assuming there is a thing to get close to. This very well may be a massive waste of... Oh oh! Cos'è successo? Cos'è successo? No, il file è completamente corrotto. All right. That's why you always bring an extra battery, boys and girls. Every time. You gotta come prepared. Ok, lasciamolo a scavare. Perfetto, vediamo se trova qualcosa. Se no, non posso restare qua a guardare tutto il cocchio di filmato. Aspetta, vediamo un po' se ha trovato qualcosa. In effetti, cos'è un oggetto? Cosa hai trovato, Ciccio? Un altro... un mazzo di carte? Un floppy. Con il gioco di Inscription. Oh mio Dio. What? Questa non me l'aspettavo nemmeno io, in effetti. What the fuck? I'm a little confused. Tutti noi, Ciccio, tutti noi. Tranne chi ha già visto il gioco o l'ha fatto. E ammetto, sono ancora più curioso di prima. Ho a casa di mio padre un lettore di floppy disk con entrata USB. Cioè, vai, con uscita USB. Tendenzialmente funzionano, sono vecchi da far schifo, però. Wow, great video. Ok, time to figure out what's on this thing. Mi domando se quello sia lo sviluppatore che ha realizzato il videogioco. Vediamo un po'. Oddio. Beh, non funziona così, ma vabbè, dettagli. È la stessa schermata di Inscription che abbiamo noi. Uguale, uguale. Non cliccare. Non... Maronne, è proprio uguale, uguale. Ciccio, non giocare. Non giocare. Io ti avevo avvertito. E questo cosa cocchio mi serve? Ok, abbiamo visto tutti i filmati. Interrompere la ricerca di video. Sì, sì, ci possiamo anche fermare. Salve, signor Lesci. Cos'è quella roba, peraltro? È carne umana? È una cacca? Cosa buio sta succedendo? Non festeggio spesso e raramente concedo doni. Ma tu, sfidante, tu sei degno. Ti prego, non trattenerti. Dacci dentro. Beh, devo mangiare sta roba? C'è qualcosa che non va? Il tuo premio attende. Guardi, io sarei tipo vegetariano, cioè non mangio carne, ma vabbè, dettagli. Molto bene, vieni con me. Che sta succedendo? La prego! Ho completato il suo gioco, mi rimandi nel mio mondo? Ecco, stai fermo lì. Sento rumori strani. Oh, mi ha fatto uscire dalla baita. Aspetta un secondo. Abbiamo il rullino per la macchina fotografica. Salve signore, perfetto. Ehi, chi te l'ha data? Oh oh, sei un ingrato. Vai, 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 scatta la foto. Oh mio Dio, abbiamo creato la carta di Lesci. Aspetta, ma questa non è l'uscita? Cosa? Questo è il simbolo della partita nuova. Oh! Allora, aspetta un secondo. Recuperiamo la sua carta. Oh, maronne. Oh, speriamo bene. Speriamo bene. Ben ti sta, Ciccio, non ti sopportavo più. E che cocchio. Quindi lui accumulava i cadaveri qua dentro? Ma mi prendi in giro? Quanta gente è morta? Oh mio Dio, oh, ok. Peraltro vedo cose brutte lì dietro. Cose tentacolose. Non posso abbassare la vista, purtroppo. Guarda, vedo anche all'interno della baita. Non vedo nessuna scritta particolare. Non mi metto neanche ad aprire la porta. Oh, che ho fatto? Che succede? Clicco? Ok, ho cliccato. Era la cosa giusta da fare, vero? Il gioco è stato abbastanza criptico fino adesso. Buongiorno. Cosa devo fare? Devo ritornare al menu principale? Ok, io ci provo. Provo a tornare al menu principale. Sono successe un sacco di cose. Oh! Oh! Ecco perché nuova partita non c'era fin dall'inizio. Aspetta un attimo. Perché nuova partita non c'era fin dall'inizio? Me lo sono sempre domandato, in effetti. Ad ogni modo, gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Devo ancora elaborare tutto quello che è accaduto. Ma ho la vaga impressione che io pensavo di aver finito il gioco. Ma credo di essere solamente all'inizio, di aver fatto solo una minima parte di quello che ci attende. E a giudicare da quello che ho visto fino adesso, mi sa che ne vedremo delle belle e dovrò tirare un sacco di porchi. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio una fotografia e vi trasformo in carta. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!